in piazza per la salute più che per la pace. È la sfida e l'iniziativa promossa dal coordinamento regionale di Fratelli d'Italia, che in una conferenza stampa a Salerno ha presentato l'iniziativa con la quale il giorno prima, nel quale è prevista la mobilitazione per la pace voluta dal presidente della regione Campania a Napoli, ha chiesto ai cittadini campani di sfilare proprio nella città del governatore a Salerno a partire dalle 17:30 del 27 ottobre per chiedere migliori politiche sanitarie, ma anche per contrastare la scelta del presidente De Luca di spendere soldi pubblici per finanziare l'iniziativa della pace e garantire la trasferta di studenti e quanti vorranno essere a Napoli il 28 ottobre per la marcia della pace in piazza Plebiscito. Le cose non sono mai andate bene e purtroppo sono precipitate da quando al governo della regione c'è una sorta di despota che è riuscito soltanto a creare un intreccio mefitico di interessi, clientele, anche occulti ma anche trasparenti, e quindi l'unica possibilità che ha la regione di essere degna del popolo che rappresenta e della centralità nel tessuto nazionale è quella di una svolta che passi attraverso una riforma profonda dell'istituzione regionale. Ma noi denunciamo, come facciamo quotidianamente, tutte quelle che sono le mancanze e una situazione che ormai veramente è diventata insostenibile, non soltanto per i cittadini che praticamente non hanno più il servizio sanitario, ma anche per le professionalità che sono letteralmente mortificate da questo sistema deluchiano. Noi andiamo in piazza con questa manifestazione promossa dal coordinamento regionale per dire che De Luca la deve smettere di concentrarsi su temi ameni come quello della pace, per il quale non ha nessuna competenza, e deve smetterla di sperperare risorse, perché come sapete questa marcia è finanziata anche con 300.000 euro della regione, e io credo che anche la Corte dei Conti debba intervenire su questo, perché non ci sono risorse per le funzioni fondamentali che ha la regione, come appunto la sanità. E poi lui pensa di strumentalizzare, perché ogni sano di mente anela alla pace, questa manifestazione politicamente, evidentemente per coprire le sue mancanze e per rilanciare i suoi obiettivi politici, che si paga a spese dei cittadini della Campania.